Sai il Paperino che un po' di tempo fa ti ho portato nell'hotel migliore di Milano? Sì. Oggi andiamo in quello peggiore di Milano. Ascolta, c'è un Ascoltami. pelazzo. Come c'è un pelo? Che schifo, non è un capello. No, santissimo, no. No. No, raga, che schifo. Quelle cacchettine lì, cosa sono? Che schifo. Sono tipo delle rovine marroni. Ragazzi, sono Rimoldigno e oggi, ragazzuoli, siamo tornati qua in un video leggendario, ragazzuoli, dal titolo e dalla copertina avete già capito cosa succederà oggi. Ebbene sì, oggi andrò con Papa Rimo nell'hotel peggiore di Milano. Ragazzi, sono andato con Papa Rimo nell'hotel migliore di Milano, non potevo non portarlo nell'hotel invece peggiore di Milano. Me l'avete chiesto in tantissimi sotto quell'altro video, quindi ci ho pensato e ho detto no, lo devo per forza fare. E ovviamente, ragazzi, questa cosa Papa Rimo non la sa ancora, perché portarlo nel più bello è una sorpresa, glielo dico subito. Ma ragazzi, come faccio a dirgli che deve dormire una notte nell'hotel peggiore di Milano? Raga, glielo devo dire all'ultimo. Infatti sono le 6:40 e stasera entro le 8 abbiamo il check-in nell'hotel peggiore di Milano. E raga, Papa Rimo torna a casa dal lavoro fra 20 minuti, gli dirò: guarda papà, stasera non si dorme a casa, si va a registrare un video e raga, lo porto dietro perché è l'unico modo per portarmelo dietro. Raga, per questo video voglio come minimo 20.000 mi piace. Se questo video arriva a 20.000 mi piace, porterò mio papà nell'hotel migliore e peggiore di un'altra città a vostra scelta qui nei commenti, siccome Milano l'abbiamo già fatto e la finiamo con oggi. Raga, dai, io spero che Papa Rimo non si arrabbi troppo, ma io ho anche paura sinceramente di quello che mi aspetta, di quello che ci aspetta. Ci vediamo dopo quando arriva. Let's go. Ok ragazzi, ci siamo. 5 minuti dovrebbe arrivare a casa Papa Rimo. La cosa bella è che questo video lo sto registrando il giorno dopo il video del tram dove portatemi a fare una cena, che è una cosa bella. E appena entrato in casa l'ho fatto subito uscire Papa Rimo. E adesso appena entra lo faccio uscire subito di nuovo 2 giorni di fila, raga, impazzisce solo per quello. Poi in più gli andrò a dire che andiamo nell'hotel peggiore di Milano. Cioè, raga, vabbè, ci vediamo fra 5 minuti. Ammetto che ho un po' di paura. Raga, è arrivato. Chi è? Ciao Papa No, Rimo. basta. Ma cos'è che basta continuamente a riprendermi? Come Mi stai prende oggi? quando vado al cesso Come adesso. stai oggi? Perché? Male, è stata una giornata di merda, guarda, lasciami Cosa è stare. successo? Perché sono incasinato, dai. Allora potrebbe andare ancora peggio questa giornata, papà. Perché? Perché stavamo per uscire di nuovo. Ma cosa? No, io adesso sto in casa, perché No, non è che papà, posso allora, uscire tutte le no, ti sere, spiego. Sai il Papa Rimo che un po' di tempo fa ti ho portato eh? nell'hotel migliore di Milano? Sì. Oggi andiamo in quello peggiore di Milano. Ascolta, c'è un Ascoltami, ho pelazzo. già Peggiore pagato. no, perché io non voglio andare in casini vari. No, 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 Cioè, no, no, adesso nessun poi sono casino. stanco e me ne voglio stare a Il problema è casa. che papà ho già prenotato. Ma vaffanbani, ma porcami, quella schifosa maledetta. Ma la smetti di prenotare senza saper E niente? no, cioè, cosa devo Ma che sapere? io me ne sto a casa, No, basta, no, sono no, 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 stanco. no, ho Basta. prenotato per due, adesso abbiamo il check-in entro le 8 Ma di quanto devo sera. check-in il cervello, Abbiamo il check-in entro le 8 di sera, dobbiamo guarda. Sì. andare, quindi niente, No, io non adesso ci vengo in metto quella la schifezza giacca. dove vuoi andare tu. È un hotel una Ma stella. chi se ne frega una stella? Una Io non voglio stella. starci nella stella, Siamo sto stati guadagnando al mio top, dobbiamo rimanere guadagnino. umili e andare Ma anche nel dai, peggiore che ok. c'è. Sì, va bene, dai. Sei pronto? No! Bene, sì, ragazzi, eccoci. Papà Rimo, cosa ne pensi? Raga, ci ho voluto un quarto d'ora per portarlo fuori di casa, vi giuro. Stufo di starti dietro queste schifezze che fai, guarda, basta, Cosa non vuol ne dire? posso proprio più, No, guarda. cosa vuol dire? Lasciami stare, No, lasciami stare. raga. Lasciami Allora, abbiamo preso stare. qualcosina giusto per rimanere lì un po'. E capiamo prima in che condizioni è l'hotel, veramente. Perché io ho veramente paura, raga. È in una zona bruttissima. E quindi già mi fa paranguin. Adesso andiamo, facciamo il check-in, poi usciamo a mangiare. Perché papà dentro non c'è il mangiare. Vabbè, poi le altre notizie brutte te le darò dopo. Perché è una peggio dell'altra. Incazzato nero. Papà Rimo, sai quante fermate di metro ci aspettano? Quante? 15. Ma come 15? Ti ho detto che la zona non è delle migliori. Siamo un pochettino fuori. Però è una distrutta. Guarda che bello. Sembra che sto andando a scuola. Papà Rimo, quanto hai preso in matematica oggi? Eh? Ti tiro una cinquina, vedi quanto ho preso. Allora, Papà Rimo, siamo appena usciti dalla metro. Ti posso dare l'altra notizia, ovvero quella che, Papà Rimo, abbiamo un fantastico e fantasmagorico bagno in comune. Come bagno in comune? Sì, un bagno in Ah, io comune. piuttosto me la faccio dentro, guarda.
Ascolta un attimo, io ti dico soltanto una cosa, io adesso arrivo lì, vedo com'è la stanza, se è una roba che non si posta dentro io prendo e vado a casa, guarda, ti lascio là dentro insieme a... Ascoltami, no, adesso andiamo solo a fare il check-in, manca 20 minuti, abbiamo tempo 20 minuti, check-in, usciamo a mangiare, non la vediamo neanche la stanza. Io te l'ho già detto cosa faccio, io prendo e vado a casa. E dopo la stanza la vediamo dopo stasera, quando torniamo dopo mangiato, così zero spoiler, zero nulla. Ok ragazzi, abbiamo fatto il check-in. Speriamo. Dalla hall però pensavo peggio, ragazzi. Sì, comunque dobbiamo aspettare. Sì. La persona lì era tranquilla, serena. Sì, esatto. Il problema adesso è che non abbiamo ancora visto la camera. Siamo alla numero 8. Poi abbiamo detto che dovevamo uscire e andare a mangiare, perché effettivamente dovevamo andare a mangiare. Quindi ci vediamo dopo e vediamo com'è sta stanza. Se mangiamo qualcosa, ragazzi, poi torniamo lì, dai. Ho veramente paura. Però ti ripeto, dall'hall pensavo peggio. Vedremo la camera dopo e finirà malissimo, sicuramente. Ok ragazzi, cena finita. Abbiamo mangiato in un posto qua vicino. Oh, pizza molto buona e penso che sia la cosa più bella di oggi. Ora ci tocca il momento della verità. Possiamo entriamo in hotel e andiamo a vedere questa camera. Ho veramente paura, ragazzi, ho veramente paura. Allora. Stanza 8. Grazie. Questo di qua, tutto. Grazie. Che ragazzi, siamo dentro, papà Imo. Raccontino. Ma sto comodino messo qua. Mi sono rotto il ginocchio, papà. Ma sto comodino messo qua, che senso? Oh, scusa. Ascolta un attimo, Simone. Guarda anche i panni. Guarda io. Aspetta. Una cosa alla volta. Sono scioccato un attimo. Allora, questa porta, ragazzi, non è che è marcia. Di più, ragazzi, di più. Guardate qua. Questa è la chiusura della porta. Io non ho nessuno. C'è qualcuno fuori. Aspetta. Allora. C'era un lavandino, l'hanno tolto. È come quella dell'hotel a 5 stelle, vero? Ma lascia stare, ascolta. Io però, allora, questo non ho capito che mobile è, scusami. Capito. Come funziona? Cioè, non ho capito, la roba la pendi... Cioè, un po' strano, no, dici? Aspetta, vediamo un po' in giro. Cioè, raga, ma questa non vi sembra poi una porta di una scuola, tipo? C'è anche il condizionatore. C'è anche il condizionatore, io non lo accenderei, però. Allora, questo, vediamo le finestre qua. Io non tocco niente. Dai, apri. Dai, muoviti. Testino. Ma sai, c'è anche un po' di profumo, no? Sì, insomma, profumo. Un po' di gelsomino. Che schifo. Ora dobbiamo guardare le lenzuola se sono pulite. Ma io pensavo peggio, comunque. Guarda qua, guarda. Cosa c'è? Un pelazzo. Cosa? Un pelazzo. Come c'è un pelo? Che schifo, no, un capello. Così si vede, raga, che schifo. Già appena neanche muovendo le lenzuola. Adesso alziamo. Alziamo le lenzuole e guardiamo sotto, ok? Vai, fai tu. Caput. Attento dove appoggi che ti... La parte bella non è ancora arrivata, che dobbiamo andare ancora in bagno, papà. Che schifo. In bagno non ci vengo. No, guarda come sono questi. Questi è la prova di... Oh, qua è pulito, no, voglio vedere com'è il materasso, il problema è quello. Che vedere com'è il materasso. A parte che, scusami, io ho detto, ah, ok, siamo in due, c'è solo un cuscino, l'altro è buttato qua dentro, che schifo, non ci dormirò mai. Tira su tu, papà, e vediamo com'è il materasso sotto. Qua quel lenzuolo è pulito, si vede che cambia. Porca puzzolina. Porca puzzo, ho visto già delle cose. No, no, oddio santissimo, no, no. Cos'è, papà? Di qualcuno. No, quella è un'altra brutta cosa. Che schifo. Vai di là, vai, tira su di qua. Aspetta. No, no, ma raga, mi è tutto anche. No. Io non mi metto neanche a sedere sotto lì. No, come non ti metti a sedere? Ti giuro, io non sto. Non ti vuoi sdraiare? No, raga, che schifo. Ma quella lì è terribile. Cos'è? Porca putta. No, raga, mi viene da vomitare. Vediamo dal lato di qua invece. Vediamo dal lato di qua, ragazzi, invece. Orco Giuda, papà. Papà. Cos'è questa? E c'è
cenere bruciate. Schifo. Mi viene da vomitare. No, papà, no, no, vedo, vedo, vedo. Guarda ancora lì, tira su tutto. Oh mio Dio, aiuta. Aspetta, aspetta, tira su di là, ormai l'abbiamo guardato tutto, raga, guardate che è uno scempio unico. No, no, copri che mi viene da vomitare, copri, copri. Adesso di qua? Com'è qua sotto invece? Boh, raga, tutto a chi? Guarda, mi venge sulla pizza. Vediamo, le luci funzionano? Ok, questa va. Si illumina il porto Torres qui. Guarda, mettiti così, papà. Mettiti su con la testa. Se ti prendo così sembra che sei al mare. Mettiti, buttati giù. Ma scusami, il televisore invece? Se io voglio guardare la TV? Schiacciare i tasti qua. Ma non ci sono tasti. Non c'è il telecomando. Non ci sono tasti. Sai che deve andare... Forse ho visto che deve andare giù a chiedergli il telecomando. Guarda, ci vai giù tu a chiedergli. Copri sto scempio, papà, che mi viene da vomitare. Cos'è quella roba lì, papà, secondo te? Non te lo dico perché l'ho appena mangiato. Papà Rimo, ma tu non hai notato una cosa bellissima? Tu, se vuoi chiamare la reception, come fai? Io esco da qua. No, 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 mi... guarda la tua a destra. Cosa c'è? C'è il citofono, papà. C'è il citofono. Io non prendo mai. Non toccarlo. Si sente. Ma io come... In che senso c'è un citofono? Ma questo è un citofono. Papà Rimo, io è il momento dell'esplorazione del bagno. No, io non vengo perché in due ci vengono. Vado prima io e poi vai tu. No, vai tu col telefonino. Sì. Io non ci vengo, dai. Perché? Mi fa riderissimo quel caso lì. Sentivo che c'era uno che faceva diversi lì. Non voglio trovarmi un orso in mezzo al bagno. Vado, inizio ad andare io. Ma se c'è la cagata di qualcuno dentro? Papà Rimo, io vado in bagno. Se non dovessi più tornare, chiama i soccorsi. Aiutami in qualche modo. Ciao. Raga, di qua c'è il bagno in comune. No, raga, che schifo. Cosa c'è dentro qualcuno? Cosa hai fatto appena nato? Sta arrivando qualcuno. Dispenser dello shampoo nella doccia. Oh mio Dio, ma non ha totalmente senso, raga. Poi qua è tutto bagnato. C'è del piscio, che schifo, raga. C'è del piscio, porca di quella. Che schifo, mi è da vomitare. Da qua cosa si vede, scusa? C'è tipo un giardino. Ora, raga, che schifo. Raga, vi giuro. Guardate il phon, raga. Ma raga, è tipo un appartamento, ma rifatto come fosse un hotel. Cioè, tipo, questa è una cucina. Adesso torniamo in camera e mandiamo qua, papà Rimo. Papà, adesso vai tu a vedere e poi no, quando torni voglio la tua foto. No, no, non mi raccontare. Papà, c'era tutta l'acqua per terra. Qualcuno che si era fatto la doccia prima di noi. E che cosa ti tocchi la pancia? Mi viene mal già di pancia, guarda. Aspetta, ascolta. Vai in bagno tu. No. Quando adesso vai senza registrare. Quando torni voglio vedere la tua faccia appena apri la porta. Oh, senti, c'è qualcuno prima che è arrivato. Che aspetta un attimo. Che magari. Ma il bagno in comune, no? Sì, mi sono andato a cagare qualcuno adesso. Che schifo. Comunque, papà Rimo, in tutto ciò non abbiamo guardato. Guarda, piuttosto sto seduto tutta notte qua, ma non ho scelto bene. No, no, se vuoi andiamo, poi ascoltami. Mi fai pena quasi. Voglio guardare sotto al letto cosa c'è. Guarda che viene fuori il merlo. Metto la torcia e guardiamo. Vediamo un po', raga. Beh, dai, pensavo peggio, raga. Le toghe del letto ci sono tutte. Pensavo peggio, dai. Peggio di così, cosa vuoi fare? Se uno viene qua non si può neanche buttare giù che mi fa schifo. Dammi i piedi. Sì, comunque, raga, per terra ci sono varie cose un po' strane. Okay. No, non tocco, non tocco. È fuori di tarantola. Tipo quelle cacchettine lì, cosa sono? Che schifo. Sono tipo delle rovine marroni. Tentativo numero 2, papà Rimo dopo 10 minuti cerca di andare in bagno. È stato un grande soldato. Hai visto anche tu che era bagnato per terra? Sì, il problema è che c'erano giù tutti i peli per terra. Di quello come che i peli? La doccia, tutto dentro nel Non collo. L'ho visto perché è appena andato uno, mi sa. Sei stato veloce però. Adesso non c'è qua anche neanche niente per disinfettare. Usa il sapone in bagno. Cosa vogliamo fare, papà? Scappiamo? Io voglio andarmene a casa. Sì, ma ascolta un attimo.
Abbiamo fatto il check-in e dopo 10 minuti ce ne andiamo. Sì, cosa gli dico al tipo? Digli che c'è morto il gatto a casa. No, non penso sia una giustificazione adatta. Gli parli tu o parlo io? Cosa gli diciamo? Parla tu, gli dici che c'è a casa, ci hanno chiamato da casa che dobbiamo andare, purtroppo. Lo so, inventati qualcosa, io qua non ci devo dormire, capito? Raga, è veramente spaventato, anche perché prima abbiamo sentito un urlo che arrivava dalla stanza di là. C'è un po' di roba un po' strana. Adesso aspettiamo ancora 10 minuti che la situazione diventi più caliente. Aspettiamo che diventi un po' più tardi. Poi nel caso andiamo. Ridimmi quello che hai detto, papà. È che mi sento grattare, non è che ho qualche acqua. Non è possibile, non ti sei neanche sdraiato. Mi viene a morticare tra un po'. Comunque qua passa il treno, qua sei anche vicino, peggio di così. Allora ragazzi, abbiamo il piano per scappare. Il piano è che io ho un treno prestissimo, sono un genio, e adesso ho preso l'hotel solo per farmi una doccia veloce e partiamo. Stringimi la mano. Ti do 50 euro per questa cosa. Perché ti porto fuori, stringimela bene. Grazie. Portami fuori da qua, ti prego. No, papà, stai calmo. Non è possibile. Sento l'odore di gelsomino addosso. Sì, raga, c'è questo strano odore che non si capisce se è puzza o profumo, ma che è veramente terribile, che rende ancora il tutto più cupo. Che schifo. E tetro, che come se già non fosse abbastanza. Prima di scappare, papà, analizziamo un'altra cosa. Se io voglio accendere il condizionatore, come la faccio? Aprire la finestra, io non vado giù da. No, volta. Raga, manca il telecomando, manca. Manca il telecomando. Adesso dobbiamo andare giù a chiedergli. Di caldo e poi ti portano via con insieme. Comunque, raga, ridendo e scherzando, si sono fatte le 23:28 che stiamo qua dentro. Secondo me ora sì, abbiamo aspettato un po', tipo un'oretta giusta per far finta di non essere andati via subito. No. Ma raga, andiamo, usiamo quella tecnica di prima. E perché secondo me se aspettiamo qua alle 3 di notte iniziano ad arrivare dentro gente. Raga, hai sentito? C'è qualcosa, raga, ma c'è tipo qualcuno che ha gridato. Raga, c'è tipo uno che ha gridato fortissimo. Raga, c'è tipo qualcuno che ha gridato fortissimo. E non si sente. Che paura, ma tipo sembrava tipo come se stesse litigando con qualcuno. Cazzo. Ragazzi, missione compiuta, siamo riusciti a uscire senza essere stati fucilati, no? Siamo scappati e con la nostra tecnica ha funzionato. E niente, ragazzi, è tardi. Io voglio andare a casa nella mia vasca. Oltre che è mezzanotte, si va a casa a dormire. Per fortuna che abbiamo una casa un po' più distante da qua, però niente. Fa niente. E raga, per altre esperienze così in altre città, 20.000 mi piace. Hotel migliore e poi quello peggiore, facciamo ancora. Quello migliore. Tutte e due li dobbiamo prima fare. Quello migliore, però. Let's go.